Cloud Inn, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Cloud Inn. In via Friuli, in Castadanto Lungo, il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Cloud Inn, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Coglio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Cloud Inn, food, wine, music e sei in pole position. Innovazione e design, parole chiave, linee guida per il settore legno arredo e per il futuro di casa moderna. Tema questo che è stato sviluppato nel focus moderato dal direttore del cluster Arredo Casa Carlo Piemonte, al quale hanno partecipato l'imprenditore Roberto Moroso, l'assessore al comune di Manzano Silvia Parmiani, che ha parlato del nascituro Museo della Sedia, Filippo Saponaro, architetto, Cristian Malisan, designer studio Malisan e Marco Tenani, export executive DVO. E al direttore del cluster Arredo Casa, Carlo Piemonte, abbiamo chiesto una sintesi di quanto è emerso e soprattutto che aria tira. Significa che è difficile lavorare a casa laddove non si è pensato dei spazi dove essere tranquilli, dove essere sereni, ma stesso dicasi per i bambini, per studiare, per avere i loro ambienti. Parimenti, non possiamo immaginare che tutte le cose che stiamo facendo di cambiamento, di evoluzione dei prodotti non abbiano una loro destino di rimessa in circolo. Ecco allora che entra l'economia circolare, entrano i processi di riciclo. Quindi bisogna concepire la casa come un ambiente che si trasforma, ma che non dobbiamo buttare via appena l'emergenza è finita, ma bensì sapere come riutilizzare. Certo. Senta, approfittiamo della sua presenza anche per fare il punto, bilancio dopo le vacanze per quanto riguarda il settore dell'arredo casa in Friuli Venezia Giulia. Beh, abbiamo sicuramente un settore residenziale che sta andando forte, sta riprendendo, ha ripreso, i numeri sono importanti, il distretto del mobile di Pordenone sta esprimendo importanti risultati, però attenzione che guardiamo un mercato globale, solo il mercato Italia o solo il mercato residenziale non basta un comparto che vale 3 miliardi e mezzo, ci vuole tutto quello che è l'export, tutto quello che è il contract, tutto quello che sono delle dinamiche che potete immaginare che difficilmente qualcuno rinnova hotel in un periodo in cui il turismo è fermo un po' con le quattro frecce. Ecco, su quei settori lì a livello internazionale dobbiamo agire e lì dobbiamo puntare. Senta, per concludere le faccio i complimenti per il nuovo ruolo anche, no? Sappiamo, me l'ha detto lei pochi istanti fa, cosa cambierà allora? Ma la presidenza di Legno Servizi e il nuovo consiglio d'amministrazione, soprattutto che è un consiglio d'amministrazione di altissima qualità, vuole fare un passo in avanti e soprattutto di sinergia con la regione, dove non andrà solo a valorizzare il bosco, ma a valorizzare tutto il valore del legno a Friuli Venezia Giulia, quindi parliamo anche della pioppicultura, la pedemontana pordenonese, il cividalese, e chiaramente il cuore resta nelle Alpi dove c'è una componente di legno fortissima. Ecco, mettere il legno a sistema, trovare le giuste filiere, unire quelli che sono i collegamenti sarà uno degli obiettivi di Legno Servizi, un passo alla volta nella giusta direzione. Cloud Inn, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Cloud Inn. In via Friuli, in Castadanto Lungo, il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Cloud Inn, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Coglio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Cloud Inn, food, wine, music e sei in pole position.